fatto è c'è qualcosa di un po' miracoloso che si è perso con la sua, con la sua disparizione. C'è qualcosa che manca in questo film di quello che mi interessa del lavoro di Truffaut, che è la sua dimensione letteraria, perché in un certo modo tra tutti i registi della Nouvelle Vague il più interessante in termini di teoria è François Truffaut. È veramente lui che ha inventato la cinefilia, che ha inventato un modo di produrre i film, di fabbricare dei film, di avere un'autonomia artistica, e ha inventato questo modello che è stato imitato da tutti gli altri registi, dalla più grande parte dei registi della Nouvelle Vague. Ma la cosa è anche che Truffaut viene di una ispirazione, di una educazione letteraria, e non c'è una dimensione che mancherebbe alla riflessione sulla Nouvelle Vague se non si evoca il modo in quale il cinema di questi anni è diventato la continuazione della letteratura francese del dopoguerra. Prima parlavo del modo in quale molti grandi scrittori francesi sono stati disqualificati dalla loro collaborazione col nemico tedesco. E dunque c'è una tradizione letteraria francese che si ferma con la guerra. La NRF, la Nouvelle Revue Française, la nuova rivista letteraria, la nuova rivista francese, che era influenzialissima nell'ambiente intellettuale prima della guerra, non è mai ritornata a questa posizione dal fatto che è stata una rivista collaborazionista, anche se dopo guerra è stata pubblicata da gente come Jean Paulhan, che è stato un resistente, ma c'era un'assenza di confidenza nella letteratura francese che è stata determinata da questo momento della guerra, e in questo modo le Cahiers du Cinéma, che è stato più o meno una rivista che si è cristallizzata intorno ai registi della Nouvelle Vague, è diventata una forma di continuazione di quello che era stato la Nouvelle Revue Française, ma invece di parlare di letteratura parlava di cinema, ma parlava del cinema di registi che erano concentissimi di essere nella continuità estetica e intellettuale dal romanzo moderno francese. Per questi cineasti, qual era l'importanza del concetto in francese del quotidien? L'idea della Nouvelle Vague, non mi ricordo se è qualcosa che ha detto Godard o ha detto Truffaut, è che puoi fare un film con la tua amica nella strada in giù di dove abiti. Dunque, è la verità, è quello che in un certo modo tutti hanno fatto, più o meno, anche Chabrol con Stefano Dron, Godard con Anna Karina, François Truffaut con Catherine Deneuve, con diverse attrici, incluso Fanny Ardant. Dunque c'è quest'idea che il cinema poteva essere l'espressione della realtà. C'è qualcosa
che ha nella Nouvelle Vague ha a vedere con la rivoluzione impressionista. E la stessa storia, nel senso che l'impressionismo è nato di artisti che hanno deciso che si poteva portare il quadro nella strada, nel campo, fuori, e non avevano più bisogno dello studio, potevano dipingere quello che vedevano, non bisognava avere dei grandi soggetti come i pittori della generazione precedente che facevano delle scene mitologiche o non so che cosa, i pittori dell'impressionismo hanno mostrato che si poteva fare un quadro solo guardando da quello attraverso la sua finestra, che si poteva ripresentare dei fiori, o si poteva ripresentare un albero, o si poteva ripresentare degli asparagi come Manet, che bastava per fare un gran quadro, e forse più importante del quadro mitologico. Che un quadro si può fare in 10 minuti e può essere bellissimo, e che è una cosa che i cinesi hanno sempre saputo, ma che era ignorato dall'arte occidentale. Dunque c'è questa libertà di creazione, questa idea della capacità di catturare il momento, di catturare la verità di un'emozione autentica come una fotografia, e questo era veramente essenziale alla Nouvelle Vague, il fatto di fare dei film con pochissimi soldi, semplicissimi, non è perché non avevano accesso alle possibilità dell'industria. Quando ne hanno avuto bisogno, le hanno utilizzato. François Truffaut, Godard, Romer hanno fatto anche dei film cari, complessi, storici, eccetera, eccetera. Ma il spirito della Nouvelle Vague era di fare un cinema che potesse avere la leggerezza dell'arte impressionista. La prossima clip penso sia molto ben rappresentativa di quello che hai appena detto. Le garçon qui la raccompagnait n'était pas forcément celui qui... Questo di Romero è l'esempio massimo della capacità di raccontare una storia con pochissimo. Se non sbaglio, addirittura lui proprio raccontò che al di là di quella casa, di quelle due macchine, naturalmente degli attori e quello che serviva per fare materialmente il film, non c'era altro. Questo credo sia quanto racconto del ciclo. Sì, io ho anche scelto questo clip di Eric Romer perché parlare di questa questione dell'impressionismo e del rapporto alla natura, alla rappresentazione anche della bellezza del mondo intorno a noi. I film che abbiamo visto fino ad ora sono dei film in bianco e nero, e c'è una sensualità del colore, la presenza della natura, la presenza anche del calore che Eric Romer cattura in questo film in un modo che pochissimi film a questo tempo avevano catturato. Era veramente, c'era una realtà sensuale alla rappresentazione del mondo che era completamente nuova, perché ancora una volta si ha a vedere con la semplicità delle tecniche utilizzate, la semplicità della sintassi cinematografica, e ancora una volta a delle cose di quale abbiamo parlato, che ha a che vedere all'utilizzazione di non attori, di l'utilizzazione di sopralluoghi non toccati, intatti, la rappresentazione
dalle diverse ore del giorno, e questo era una cosa che quando uno legge i scritti di Romer vede che lui era affascinato, profondamente influenzato dall'impressionismo, e che questa questione del colore, della riprese delle diverse ore del giorno, di filmare l'inverno in inverno, di filmare l'autunno in autunno, questa attenzione alla bellezza dei colori, della natura, è una cosa molto unica nel cinema, e nel cinema della Nouvelle Vague è specifica a Eric Rohmer. In un certo modo Godard, quando comincia a fare dei film a colori, è più influenzato, diciamo, o dal pop art o da Matisse, dall'ultima periodo di Matisse, dell'ultimo periodo, con dei colori più potenti, dei colori vive. Ma quello che voglio dire è che c'è una parte della Nouvelle Vague che all'inizio è influenzata da Bresson e da un certo purismo estetico, che diventa più, va avanti, più diventa moderno, influenzato dal pop art, influenzato dalle avanguardie estetiche del periodo, e ma il solo che è rimasto profondamente attaccato a quest'idea impressionista è Eric Rohmer. È una cosa che è stata costante nel suo lavoro fino agli ultimi film. Mi ricordo quando ero più giovane e ho visto i miei primi film di Nouvelle Vague. Una cosa che mi ha impressionato molto era la qualità della dialogo. Per me era dialogo che mai ha sentito in cinema. Si può parlare un po'? Sì, assolutamente. E quando si parla di Eric Rohmer si deve parlare di questo, perché la cosa è che e io direi che bisogna anche in un certo modo ritornare un po' indietro e ritornare alla figura importantissima di Ingmar Bergman. Bergman ha influenzato la Nouvelle Vague in un modo profondissimo. Io direi che c'è Rossellini, Bergman e poi la Nouvelle Vague, nel senso che ancora una volta le presenze femminili, il modernismo delle presenze femminili nel cinema di Bergman è stata un'influenza essenziale per Truffaut, per Godard, e in un certo modo anche per Rohmer. È lui che ha inventato questa posizione che è stata essenziale per questi registi francesi, dell'autore, nel senso che non è solo che questa nozione di cinema d'autore non è solo il fatto che il regista si mette al centro della creazione, è il fatto che il regista possa anche essere il scrittore, che c'era una connessione profonda con la scrittura e l'incarnazione.